Buongiorno, eccoci qua. Benvenuti tutti a questa prima lezione sul Pilates olistico. Allora, l'ho chiamato in questo modo perché già la disciplina del Pilates è molto completa, tuttavia, durante le mie ricerche e tutte le mie esperienze sul corpo, ho estrapolato le cose più importanti sulle altre discipline che ho studiato e provato su me stessa e sulle persone che ho seguito. E quindi ho deciso di miscelare insieme in modo armonioso per creare un Pilates che comprenda anche tutti gli aspetti del benessere della persona. Quindi non limitandosi alla parte fisica, lavorando sulla parte fisica, su tutti gli aspetti di una salute dell'apparato osteoarticolare, quindi la forza, la flessibilità, la parte, diciamo, che attiva il cuore, più aerobica, per avere un allenamento completo, e anche sulla parte un po' più sottile, quindi la parte mentale, la parte non fisica, sottile, ma che incide comunque sulla nostra salute, quindi la parte, lo scarico mentale, abbiamo la testa troppo piena, quindi che è difficile anche concentrarsi sull'ascolto del corpo, sulla parte emotiva, che va a caricare molto, moltissimo in modo, diciamo, negativo sugli organi. Quindi adesso ci sistemiamo. Ci sistemiamo andando, partendo dalla parte della flessibilità. Quindi la posizione di partenza è una posizione che magari è difficile da tenere perché non tutti riescono a stare comodi con le gambe incrociate così come me per ore. Quindi per arrivare a fare questo, iniziamo proprio dall'inizio. Come si arriva in questa posizione, in posizione comoda? Andando a sciogliere le articolazioni, partendo dalle caviglie alle anche, che purtroppo vengono dimenticate, ma fanno un grosso lavoro nel nostro corpo e purtroppo vengono anche sovraccaricate in malo modo con la postura errata, con la vita di oggi, e quindi bisogna imparare a prendersene cura per evitare artrosi all'anca, eccetera. La colonna vertebrale, le spalle e il collo, quindi tutte le articolazioni più importanti. Quindi vi darò dei piccoli trucchetti per andare nella posizione seduta in modo più sciolto, più comodo. Sono una serie di esercizi che ho raccolto da automatizzare e possibilmente fare tutti i giorni al risveglio o alla sera, 5 minuti. Ok? Intanto, per avere una postura più corretta, quindi avere la colonna vertebrale più facilmente dritta, perché è facile che questi cardini noi li perdiamo, questi cardini che tengono su questo palazzo meraviglioso che è la nostra colonna vertebrale. Quindi cosa aiuta? Con la mano sinistra prendere il gluteo sinistro e spingerlo indietro. La mano destra prendere il gluteo destro e spingerlo indietro, proprio prenderlo e spingerlo indietro. In questo modo, a contatto col pavimento, si ritrovano gli ischi, questi ossicini su cui sto ballando, che sono le fondamenta del nostro palazzo, che è la nostra colonna vertebrale. Se non sento la base, è difficile tenere il palazzo dritto, ok? È come. E poi diventa la Torre di Pisa per forza, tutta storta. Quindi è importante ogni volta che ci portiamo seduti sentire la base, questi ossicini che sono gli ischi. Aiuta tantissimo a stare in posizione giusta, corretta, eretta. Poi iniziamo, come ho accennato, a sciogliere le articolazioni. Quindi spingo in avanti fortemente gli alluci, non sottovalutiamo anche le caviglie. Con questo semplice esercizio, non morbido, ma un po' intenso, come se
volessimo portare gli alluci verso terra, quindi sentiamo il collo del piede che tira e di conseguenza tira tutta la catena anteriore della gamba. E spingo indietro in modo che diamo un'allungatina anche alla catena posteriore, questa qua, la catena cinetica dietro, è sempre molto corta. I muscoli, ricordiamoci, per essere in salute, i tendini, tutto il tessuto connettivo deve essere allungato e flessibile, oltre che forte. Okay? Non possiamo omettere nessuna componente dell'allenamento per mantenerla in salute, questo organo. Poi i cerchi. Okay? Disegniamo dei cerchi. Questi due semplici lavori sulle caviglie in un senso e nell'altro, spingendo sempre in modo deciso, sempre volendo portare gli alluci verso terra. Questi due semplici esercizi aiutano anche quando stiamo in piedi tanto oppure stiamo tanto seduti, quando non variamo molto la nostra posizione per motivi lavorativi, eccetera. Aiuta proprio anche la circolazione, il sistema linfatico, perché si fa come un pompaggio, una sorta di pompaggio. Ok? Poi passiamo alle nostre stupende anche. Prendiamo il piede sinistro e abbiamo due step. Per i più flessibili, appoggiamo il piede sulla coscia con la pianta del piede rivolta verso l'alto, il dorso sulla coscia. Ok? A chi invece è ancora ostica questa posizione perché ha l'anca meno flessibile, lo appoggiamo a terra con la pianta del piede bene attaccata all'interno coscia. Ok? In entrambi i casi, io lo metto su perché mi dà proprio più gioia. Dolcemente il ginocchio lo portiamo verso terra con dolcezza e rispetto del limite in cui il mio corpo si trova. Quindi impariamo ad ascoltare il nostro limite, e lavorarci all'interno. A forza di andare vicino a questo limite, il limite si amplierà, ok? Però sempre con rispetto, soprattutto quando lavoriamo con la flessibilità, non bisogna avere fretta. Bisogna avere costanza, quello sì, la costanza paga. Questo piccolo esercizio fatto tutti i giorni, che ci perdiamo 3 minuti, dà tantissimi benefici, veramente. Secondo passaggio è questo: il piede rimane fermo come un perno. E prendiamo il ginocchio in mano e proviamo, immaginiamo che qui abbiamo un pennello e disegniamo dei cerchi. All'inizio magari non verranno dei cerchi, verranno altre figure geometriche, non importa, l'importante è iniziare a mobilizzare l'anca, ok? Anche qui sempre con molto rispetto di quello che il nostro corpo può fare adesso, che abbiamo appena iniziato, in un senso e nell'altro. Ok, molto bene. E poi prendiamo con la stessa mano della gamba, afferro la caviglia, porto l'altro braccio dietro la caviglia, in questo modo, proprio come se mettessi un bimbo, no? Qui c'è la testa, e l'altro braccio, cioè lo stesso braccio della gamba, lo passo dietro al ginocchio dove rimanere, congiungendosi volendo con l'altra mano. A questo punto proprio immagino di avere un bebè in braccio e lo porto al mio petto, fin dove riesco, raddrizzando così la schiena e cullo.
inizio a cullarlo proprio come se avessi un bebè in braccio. Ovviamente magari all'inizio sarà lontano dal mio petto, non importa, mi accontento, rispetto il limite del mio corpo. Sentirete tirare qui sotto e respirate. Non stiamo mai in apnea. Facciamo fluire sempre il respiro e poi vi spiego perché è così importante il respiro. Magari siamo concentrati sull'esercizio e ci dimentichiamo di respirare e rendiamo tutto più difficile al nostro tessuto muscolare che cerca di lasciare andare le tensioni. Il respiro è uno strumento molto potente. E che è molto utile imparare a usare nel modo corretto. Lasciamo andare la gamba sinistra e facciamo questo tris di passaggi con la gamba destra. Sentirete subito la differenza tra le due gambe, dal gluteo fino alla caviglia. Qui sentirete un senso di benessere, qui vi sentirete ancora imballati. Benissimo, regaliamo benessere anche alla nostra gamba destra. Prendo il piede. Anche qui ho la scelta, portarla su o giù, dolcemente, il ginocchio verso terra. Poi facciamo i cerchi. Ecco, quindi il piede rimane fermo come un perno e il ginocchio prova a disegnare dei cerchi. Non importa se non fa un disegno preciso, se fanno, escono dei quadrati. Non importa, quello che esce, esce, l'importante è mobilizzare l'anca in un senso e nell'altro. Ok, molto bene. E poi l'ultimo passaggio, io la chiamo la culla. Quindi prendo con lo stesso braccio la caviglia. L'altro braccio così avvolge dietro. Se riusciamo, cerchiamo di metterlo qua nell'incavo del gomito, il piede, così, se non ci arrivo non importa. Arrivo dove riesco. L'altro braccio avvolge dietro al ginocchio, raddrizzo la schiena e lo porto al petto fin dove riesco. Inizia la mia culla, respirando profondamente. Molto bene. Adesso distendo e sento la differenza da prima ad adesso. Provo a prendere le gambe e metterle in posizione incrociata. A me piace metterne uno su per aprire di più l'anca, c'è chi non riesce ancora e quindi si mette come riesce a stare. La cosa importante qual è? Prendere i glutei e spingerli indietro, così da trovare le nostre fondamenta, gli ischi, questi ossicini su cui ballo sempre, che mi fanno erigere la colonna dritta. Ok, da qui andiamo a sciogliere un attimo la colonna vertebrale, che sia alla sera per le tensioni della giornata che alla mattina per le posizioni che inconsciamente ho tenuto durante il sonno, è sempre un po' bloccata, soprattutto nella zona lombare. Quindi uso gli agganci che posso usare nel mio corpo, tipo le ginocchia, ok? Mi aggancio alle ginocchia. Vado indietro,
Mi tolgo la maglia così magari si vede meglio l'esercizio. Allora, mi aggancio e vado indietro arrotondando la schiena, scavando bene nella mia pancia. Poi mi tuffo in avanti e la raddrizzo venendo su col capo, con la testa. Come se prendo la rincorsa, immaginate di dovervi tuffare, prendo la rincorsa arrotondandola la schiena. Vengo, mi tuffo e sbuco fuori dall'acqua raddrizzando la schiena, facendo sempre leva sulle ginocchia. La mia ancora sono le mie ginocchia, quindi la colonna vertebrale si fa rotonda e poi si fa dritta. Modulo anche il respiro. Espiro arrotondo, inspiro, raddrizzo la colonna. Espiro arrotondo, inspiro, raddrizzo. Espiro arrotondo, inspiro, raddrizzo la colonna. Poi rimango in avanti con la schiena dritta e inizio a fare, vado verso destra e sentirò tirare qui tutto il fianco, ma è un buon, cioè sì, dà fastidio, ma un fastidio buono. Okay, di allungamento di parti che di solito non vengono mai allungate e hanno bisogno di essere allungate. Poi vado indietro, arrotondo, la stessa cosa dall'altra parte, l'altro fianchetto. Per aumentare questo allungamento, faccio leva sul ginocchio, spingo il ginocchio e così aumento la leva, aumento l'allungo di questa parte qui, ok? Vengo in avanti, raddrizzo la schiena, continuo il mio giro. All'inizio, non essendo abituata, farò un giro più piccolo, non importa. L'importante è dare la possibilità alla colonna vertebrale, esplorando lo spazio attorno a noi, di fare più movimenti possibili. Perché la colonna vertebrale ha questo dono di rimanere sana. Se si muove in più movimenti possibili, ok? Quindi torsioni, allungamenti, la parte laterale, dappertutto. Più rimane ferma e statica, e più va incontro a problematiche. Quindi diamo la possibilità con questo escamotage di assaporare movimenti che magari la quotidianità di oggi, se non viviamo in campagna e non facciamo lavori manuali, non faremo, ok? E quindi a lungo andare si va incontro a problematiche. Noi siamo nati per muoverci e di conseguenza, anche se la società di oggi ci vuole sempre più sedentari, dobbiamo ritagliarci dei momenti veramente in cui diamo al corpo la possibilità di fare quello che è nato per fare, cioè muoversi. E troveremo tantissimi benefici sia sul corpo che sulla mente, oltre che lasciare andare dei fastidi, dei dolorini, doloretti, soprattutto sulla colonna vertebrale. Ritorniamo in centro, riascoltiamo le nostre fondamenta, che sono gli ischi, raddrizziamo la colonna e portiamo le mani sulle spalle. Disegniamo, come se avessimo dei pennelli sui gomiti, ampi cerchi, unendo le scapole dietro, cercando di avvicinarle il più possibile. Lenti. Se li facciamo piccoli e veloci, non serve a niente. Quindi inspiro, espiro. Fatto la sera, scarica le tensioni, sia in un senso che nell'altro. Fatto la mattina è meglio del caffè, ci risveglia. Ampi cerchi. Ok. Incrocio le mani, palmo verso l'esterno,
arrotondo, spingendo in avanti e ritorno con la schiena dritta. Allontano le scapole, spingendo in avanti e ritorno con la parte dorsale dritta. Ancora una volta, arrotondo e ritorno. E poi inspiro su, qua non mi vedete un pezzo delle braccia, comunque su bene verso l'alto, allungo, allungo, allungo. Poi tutto da una parte, allungo il fianco, allungo, allungo, allungo. Ritorno in centro, allungo dall'altra parte, allungo bene il fianco, ritorno. Provo a portare un pochino le braccia indietro, sentendo le spalle che si aprono un pochino, senza forzare, sempre con rispetto, e sciolgo. Bene. Da qui faccio una sgrossatura a inizio lezione, abbiamo scrollato un po' di tensione dalle articolazioni, la schiena la sentiamo bella dritta, braccia rilassate, spalle rilassate, andiamo giù col mento verso lo sterno e sentiamo magari un po' di tensione alla zona cervicale, lunghi respiri dal naso e poi piano piano ruotiamo con l'orecchio destro verso la spalla destra e senti la tensione su tutto il lato sinistro. Cosa faccio? Respiro lungo e profondo dal naso. Quindi vado con la mente, che vaga sempre ai 300 all'ora, a sentire l'aria che entra nelle narici. E la faccio entrare lentamente, come se facessi selezione in un locale. Avete presente con la coda uno fuori che fa selezione all'entrata? Ecco, io vado con la mente all'entrata del mio corpo, dell'aria che entra nel mio corpo, quindi nelle narici, e la faccio entrare lentamente, come se le mie narici sentissero il sapore dell'aria e la assaporassero. In questo modo l'aria entra lentamente, riempio i polmoni lentamente e la stessa cosa faccio all'uscita. La faccio uscire lentamente. In questo modo creo un respiro più lungo. E se ho un respiro più lungo, la muscolatura ha più tempo per lasciarsi andare e lo fa. Se io ho un respiro corto, rimane tesa. Il respiro è l'unica potente strumento, l'unico potente strumento che ho. Quindi più lo rendo lungo e più le tensioni della giornata riesco a lasciarle andare. Quindi la mia mente deve ascoltare e connettersi col respiro. Lo ascolto entrare nelle narici, lo faccio entrare lentamente e lentamente lo faccio uscire. Dopo 6 o 7 respiri così, scivolo di nuovo verso lo sterno e lentamente vado a sinistra. E faccio la stessa cosa. All'inizio sentirò tensione qui. Inizio a concentrarmi sull'aria che entra. Lentamente la faccio entrare senza fretta. E quando ho riempito bene i polmoni, lentamente la faccio uscire. Anche qui 6 o 7 respiri lenti e profondi e vedrò che all'inizio magari sono solo così inclinata e a ogni espiro piano piano la testa si lascia andare. Perché? Perché qui si allenta la tensione. Meravigliosa la potenza del respiro. Calma la mente, ho un duplice beneficio. Calma la mente. Ferma i pensieri, ci fa stare sul corpo, che è dove alla fine stiamo meglio, perché non abbiamo la vorticosità
dei nostri pensieri e rilassiamo effettivamente la muscolatura. Senza pagare magari 70 euro da un professionista che ci deve massaggiare. Ritorno in avanti. E per mantenere il rilassamento che ho ottenuto, appoggi i polpastrelli sulla fronte, lascio la testa e il collo rilassato e spingo la testa su. Così non perdo il mio lavoro. Ok? Adesso sciogliamo le gambe, recuperando l'appoggio sugli ischi, sciogliamo le caviglie, se non sono abituata a mantenere la posizione con le gambe incrociate, mi metto come voglio, perché spieghiamo la respirazione durante il Pilates, ok? Posso mettermi come voglio. Noi abbiamo tre tipi di respirazione, ok? Il corpo può respirare in tre modi e vi spiego quali sono, ok? I pro e i contro di tutti e tre e quale dobbiamo usare durante il Pilates per ottenere i massimi benefici. Il primo, tipo di respirazione è quella in questa fascia qua, dove abbiamo l'ombelico, nella pancia, ok? Respirare nella pancia dà molto rilassamento, è molto rilassante come respirazione. Tuttavia, a volte si va a inarcare un pochino la zona lombare, perché c'è molto rilassamento qui davanti, vedete? E lo specchio è dietro nella zona lombare, quindi può avvenire un'iperlordosi. Avete presente in Sud America, Brasile, tutti questi paesi qui si è molto rilassati di pancia, ma hanno tutti una iperlordosi, cioè una zona lombare molto accentuata. Cosa succede? Questa è una curva fisiologica normale, ma se è molto accentuata, quindi diventa più inarcata lì, si avvicinano troppo le vertebre lombari e questo può creare veramente fastidio e dolore, ok? Quindi anche l'uomo tende a essere molto rilassato qui, a respirare molto qui. Poi abbiamo la seconda tipo di respirazione, che è questa nella fascia toracica, detta anche respirazione atletica. Quindi si va a riempire la fascia centrale dei polmoni. Ok? Quindi proviamole insieme. Si appoggiano le mani sulla cassa toracica, sulle costole proprio, dobbiamo sentire qua la zona delle costole. Inspiriamo, sentiamo che si allontanano. Espiriamo, si avvicinano. Ok? Questa fascia centrale qui. Poi abbiamo la terza respirazione che è nella fascia alta del petto, dove ci sono le ossa delle clavicole, queste qua, che io ho molto accentuato, soprattutto se, eccole qua, queste, il petto. Questa respirazione, soprattutto le donne, l'attivano inconsciamente quando vivono momenti di tensione o si arrabbiano o insomma provocano o sono stressate, ok? Respirano solo qui e proviamo un po', sperimentiamola un attimo insieme. Proviamo con la mente ad alzare il petto, quindi portare l'aria qui. Lo alziamo il petto e lo abbassiamo. È cortissima questa respirazione perché riempiamo solo la punta dei polmoni. E con un respiro così corto, cosa succede purtroppo? Che si accumula tanta tensione nelle spalle, nel collo, nella zona cervicale. Ok? E quindi non va bene. Nel Pilates, Joseph Hubertus Pilates creò questo metodo
Perché notò con l'osservazione del movimento degli animali, con lo studio dello yoga, con lo studio di varie discipline, ha fuso insieme, creato questo metodo potentissimo, perché ha notato che il fulcro importante, il centro di comando del nostro corpo, poi ha attinenza anche con la medicina tradizionale cinese, il chi, eccetera, è questa zona qui. Chiamata nel Pilates Powerhouse, zona del potere, dove in fondo, se andiamo a vedere anatomicamente, abbiamo dei muscoli addominali che sono talmente profondi che con le classiche addominali non lavorano perché sono in basso, lavoriamo solo quelli superficiali che però non ci sostengono veramente la colonna vertebrale. Ok? Quindi, per andare a far lavorare questi muscoli addominali profondi, ha creato l'attivazione fondamentale del Pilates, ovvero portare, attivare la powerhouse. Come si attiva la powerhouse, questa zona qui? Si porta l'ombelico verso la colonna vertebrale. Ok? In questo modo, quindi io ho l'ombelico, lo porto indietro verso la colonna vertebrale. In questo modo faccio lavorare quei famosi muscoli molto profondi che di solito sono in letargo, tipo il trasverso dell'addome. Però devo respirare. Se io qui porto l'ombelico in dentro, non riesco a respirare nell'app, non posso respirare. Se respiro, lo lascio andare e non va bene. Devo tenere in dentro. Quindi porto l'aria su in questa fascia centrale di cui vi ho parlato prima, nelle costole. Ok? Ed è una respirazione diversa, quindi ci devo mettere un po' di volte, devo allenarmi, ok? Proviamo insieme. Porto l'ombelico dentro e provo a respirare in questa fascia qui. In questo modo si inspira dal naso, si espira dalla bocca. Ok? Quindi tengo l'ombelico in dentro, inspiro dal naso, sento le costole che si allontanano e porto l'aria e butto fuori l'aria dalla bocca e si avvicinano. In questo modo qui faccio lavorare i muscoli addominali profondi che mi sorreggono la schiena e mi fanno da centro di comando, da equilibrio in tutti gli esercizi che vi mostrerò. All'inizio succederà che questo santo ombelico lo mollerò perché non sono abituata, è più che normale, ok? Però l'importante è rendersi conto che c'è questo rilassamento e recuperarlo. E all'inizio funziona proprio così. Recuperandolo, do degli stimoli come dei colpetti a questi muscoli addominali profondi che sono sempre stati in letargo, non perché magari io non abbia fatto attività, ma perché non ho fatto un'attività così mirata e profonda. Quindi li vado a risvegliare finché non saranno già ligi e pronti. È un allenamento. Io adesso lo faccio da tanti anni, quindi parlo già attivandoli. Ok? Però all'inizio bisogna avere pazienza e richiamarli. Quindi può essere anche una buona abitudine all'inizio, mentre nella quotidianità faccio delle attività statiche, tipo sto lavando i piatti, sto guardando la TV, sono sul divano, sto guidando. Cosa fare? Già che ci sono, sono qui. E attivo la powerhouse, richiamo l'ombelico e mi alleno a portare l'aria su nelle costole. Questa semplice respirazione è già un lavoro, cioè già solo la respirazione del Pilates fa lavorare i muscoli addominali profondi, quindi ottimizzo anche il tempo.
perché non devo prendermi del tempo. Sono qui che sto guidando, sono qui che sto lavando i piatti, sono qui che sto stirando, anche stirare. Sono donne che sentono proprio già mal di schiena stirando, quindi portando l'ombelico in dentro, allenandosi a portare l'aria nelle costole, si danno del beneficio. Nel frattempo non tolgono tempo alle loro attività quotidiane. Oppure, mentre tiro su le borse della spesa, non mi carico sulla zona lombare, ma chiedo aiuto a questi muscoli addominali che fanno la nanna. Come mi aiutano loro? Portando l'ombelico in dentro, loro si risvegliano e mi sostengono la schiena. Quindi, qualsiasi cosa devo alzare mio figlio, prendere in braccio il nipotino, le borse della spesa, qualsiasi cosa, le scale, tengo. E però respiro, non sto in apnea, porto l'aria su nelle costole, ok? Molto bene. Adesso ci portiamo in posizione supina, pancia in su. E con le gambe piegate, apertura anche, inizio a sentire la mobilizzazione del bacino, quindi vado a faccio un po' di retroversione di bacino, quindi porto tutta la schiena a terra in modo che faccio la prova, non passa niente e poi lascio andare. Tac e tac, tac e tac. Tac e tac. Ok, molto bene. Da qui vado a portare un pochino la retroversione, ma lascio uno spazietto minuscolo, come se dovessi far passare comunque un foglio di carta. Si chiama posizione neutra, ok? Non completamente giù che spingo, ma un pochino. E porto l'aria, provo la respirazione Pilates anche da sdraiato, quindi ombelico giù, aria nelle costole, inspiro dal naso, le allontano, fuori l'aria dalla bocca, le avvicino. Molto bene. Da qui, mantenendo questa posizione, questa respirazione, provo a staccare la gamba destra da terra, piegata con un angolo di 90 gradi, poi scendo, espirando. Inspiro, stacco la gamba sinistra, espiro, scendo. Controllo in questo movimento semplice di mantenere la respirazione in questa fascia qui, nelle costole. Quindi sarà inspiro, espiro. Se mi rendo conto che mollo l'ombelico, lo recupero. Non importa, l'importante è dare piccoli stimoli risvegliando questi muscoli profondi e sentirò già beneficio alla mia zona lombare, su tutta la schiena e poi vado di seguito, quindi mentre scende la destra, sale la sinistra. Quindi c'è più impegno, perché per una frazione di secondo sono senza appoggio, tocco terra con l'alluce. In questo momento sono senza appoggio, c'è un massimo lavoro della mia fascia addominale profonda, che però viene sostenuta perché porto l'ombelico in dentro, verso la colonna vertebrale, viene sostenuta da questo risveglio profondo dei muscoli addominali. Un errore che viene se molto facilmente fare e fare questo. Chiudere l'angolo
delle gambe, ma facendo così non lavoro, non faccio lavorare la powerhouse, la zona addominale profonda. Vedete, così è sbagliato. Non si deve chiudere l'angolo. Cioè, l'angolo è così e deve scendere quadricipite femorale, ok? Deve rimanere l'angolo di 90 gradi. Tac. E salire, scendere e salire. Non devo chiudere l'angolo della gamba per far lavorare correttamente i muscoli addominali profondi. Respiro lentamente per non creare iperventilazione, visto che non sono abituata magari. Ok, incrocio le mani. Braccia tese, palmo verso l'esterno, distendo le gambe, porto le braccia dietro la testa e mi allungo come se qualcuno mi tirasse dalle braccia e qualcuno mi tirasse dai piedi. Come se volessi toccare la parete dietro con le mani e la parete davanti con i piedi. Molto bene. Sciolgo le braccia. Fletto il ginocchio destro al petto. Incrocio le mani sul ginocchio e spingo bene il ginocchio al petto. Questo esercizio possiamo farlo tutte le mattine prima di scendere dal letto. E abbiamo due benefici. Uno, ci sblocchiamo la zona lombare. Perché durante la notte magari ci inarchiamo la schiena, magari il materasso non è quello giusto, per X motivi, ok? E ci svegliamo già con mal di schiena, iniziamo già la giornata con un umore non ottimale. Quindi siamo ancora nel letto, abbiamo quei 30 secondi. Ginocchio destro, perché il ginocchio destro? Perché così, un altro beneficio, stimoliamo il colon ascendente, ok? Visto che sarebbe bene per la prevenzione evacuare tutti i giorni, ottimalmente anche 2 volte al giorno, noi ci aiutiamo anche con un piccolo esercizio prima del risveglio, prima di alzarci dal letto. Quindi ginocchio al petto, spingo bene e se non ho problemi di infiammazione cervicale, cerco con la punta del naso il ginocchio. Mi raccomando, non stiamo con le spalle così vicino alle orecchie, ma le piazziamo bene giù, bene in basso. E facciamo qui lunghi respiri. Quindi portiamo di nuovo la mente ad ascoltare l'aria che entra e la facciamo entrare lentamente. E lentamente la facciamo uscire. Qui c'è un cambio di respiro. Quello lungo e profondo, sempre dal naso. Espiro, scendo, dopo 4-5 respiri, distendo la gamba destra e fletto la gamba sinistra. Quindi vado a stimolare il colon discendente. Vedete che bel massaggio che mi faccio al colon? Così. Aiuto, stimolo l'evacuazione mattutina. Inspiro, espirando, se non ho male al collo, posso salire, piazzare bene lontano le spalle dalle orecchie e inizio il mio respiro lungo e profondo dal naso. Espirando, scendo, porto tutte e due le ginocchia al petto, mi aggancio, quindi sento bene distanziare le vertebre lombari, perché gli do proprio il regalo distanza. E se non ho male al collo, vado con il naso verso le ginocchia.
se no resto giù con la testa. Poi ritorno giù, mani sulle ginocchia, disegno dei bei cerchi divaricando le gambe, spingendo bene le ginocchia al petto, ampi cerchi, in un senso e nell'altro. Meraviglioso questo esercizio, aiuta la zona lombare, aiuta le anche. Massaggia ancora il colon. Un triplice beneficio in un senso e nell'altro. E poi mi giro su un fianco con la mano. Mi spingo. Ricordatevi questa alzata. Vi faccio vedere l'alzata sbagliata. Suona la sveglia, trunk. Questo è sbagliato, cercate di non farlo, perdete tutto il rilassamento della notte, del sonno. Invece mi giro su un fianco e mi tiro su. Questa è l'alzata corretta. Ok? Molto bene. Adesso la pinza. Adesso per concludere questa prima semplice lezione, dove però abbiamo messo le basi, le fondamenta. Per proseguire in questo percorso di benessere a 360 gradi. C'è mia figlia che è sbucata da dietro. Ok, ci mettiamo in una posizione comoda. Se faccio fatica a mantenere questa, mi posso mettere sulle ginocchia. Se ho problemi alle ginocchia e faccio fatica a mantenere questa, mi metto seduta. Se faccio fatica a stare con la schiena dritta, cerco un muro o un appoggio dietro che mi aiuta. Un aiutino che dovete automatizzare e spingere i glutei indietro e cercare gli ischi. Ok? Le basi del mio palazzo. Da qui vado con la mente a sentire le spalle che siano rilassate. Se sento che ci sono ancora, se non sono convinta che sento ancora tensione. Inspiro, le porto su verso le orecchie e boom, le lascio andare. Spingo bene su e le lascio andare. Molte persone fanno fatica a lasciare andare velocemente e quindi fanno questa discesa lenta. Cerchiamo di lasciare andare repentinamente, proprio boom, così. Senza crollare con la schiena, mi raccomando, la schiena rimane sempre dritta, ma lasciamo andare le tensioni dalle spalle, ok? Perché quando lavoriamo sul collo, che proviamo a sciogliere la tensione dal collo, adesso vi faccio vedere come, riusciamo a farne almeno uno di esercizio, dobbiamo avere le spalle rilassate e la schiena dritta, ok? Quindi riprendiamo la sgrossatura che abbiamo iniziato. A inizio lezione, quindi vado col mento verso lo sterno e piano piano ruoto come ho fatto all'inizio della lezione. Sento magari ancora un po' di tensione sulla parte laterale del collo e respiro profondamente, sia nell'inspiro dal naso, faccio entrare l'aria lentamente. Sia nell'espiro. Quando sento che migliora un po' la situazione, appoggio la mano destra sull'orecchio sinistro. Non è che spingo, mi appoggio semplicemente. E continuo a portare la mente nell'aria che entra dal naso. E sentirò ogni espiro
se lo faccio lungo e profondo, quindi se do il tempo alla muscolatura di lasciarsi andare, di lasciare andare le tensioni, e un pochino l'orecchio destro va verso la spalla destra. E poi, per non perdere il rilassamento che ho ottenuto, cosa faccio? Scivolo con la mano destra sulla tempia destra. E spingo la testa, deve rimanere rilassata, non devo perdere i benefici ottenuti, quindi la porto su. Facciamo questi due passaggi dall'altra parte. Giù il mento verso l'esterno, piano piano ruoto e sentirò un po' di tensione nella parte laterale del collo, quindi mi concentro sul respiro. L'aria la ascolto mentre entra nelle narici e la faccio entrare lentamente. La colgo un po' alla volta nel mio corpo e la lascio andare lentamente. Sentirò un respiro molto più lungo, molto più profondo e magicamente scivoleranno via le tensioni. Non è magia, è scienza, però sembra una magia. Poi, quando sento che le cose vanno un pochino meglio, appoggio la mano sull'orecchio e continuo con la mia respirazione profonda, lenta e consapevole. Incredibile come il corpo si lascia andare se è messo nella situazione giusta. Ricordiamoci di aiutare a non perdere il rilassamento ottenuto tirando sulla testa con i polpastrelli. Ok? Prossima volta aggiungiamo dei pezzi, così da fare un bel puzzle di benessere. Incrocio le mani come ho fatto all'inizio. Mi allungo bene verso l'alto, allungo la colonna come se qualcuno mi tirasse dal cielo su bene e poi da una parte allungo bene il fianco, ritorno dall'altra parte, allungo l'altro fianco, ancora su bene verso l'alto, sento se sono un po' più sciolta da inizio lezione e sciolgo. Molto bene, io vi ringrazio per questa prima lezione e vi aspetto per la prossima lezione insieme ai miei colleghi per avere un movimento sano in funzione della salute, sano e completo. Buona giornata.